Poi, un giorno, che seduto al solito in cucina, dicevo, il vino è buono, il vino consola, basta bere un litro di vino e passano i dispiaceri. Tutto a un tratto, non so come, mi venne fatto di rispondere sempre ad alta voce. Guglielmo, sei un disgraziato e lo sai. Sì, il vino è buono, ma non consola. Potrai berne anche una damigiana, ma non dimenticherai tua moglie e il fatto che ti ha lasciato. Sì, il vino è buono, ma la compagnia di una donna che ci vuol bene è maggiore assai. Fui colpito dalla verità di queste parole e risposi, cioè la mia prima voce rispose, hai ragione, ma insomma, che mi rimane ormai? Ho 50 anni, mia moglie, che ne ha 25, mi ha lasciato. Dove la trovo un'altra donna che si adatti a stare con me? Ormai non mi rimane che il vino, no? E l'altra voce, da retta, non fare il filosofo. Tu lo sai benissimo che non ci hai rinunziato a tua moglie. E io, ma chi l'ha detto? Ci ho rinunziato e come? E lui, no, che non ci hai rinunziato. Se ci avessi rinunziato, non scoppieresti in singhiozzi al solo pensiero di lei, dove capita, capita, magari al gabinetto o per le scale di casa. Insomma, ormai avevo due voci, una per così dire che parlava per me e un'altra che parlava per un altro, che poi ero io. Ma al tempo stesso non ero io. Fu così che, sempre senza accorgermene, passai dal monologo al dialogo, cioè dal parlare da solo al discutere da solo. Andammo avanti così, forse un paio di mesi, più o meno d'accordo. Finché una notte, che avevo bevuto più del solito, un fiasco sano sano, ecco che, presentandomi allo specchio e tirando la lingua, rimasi di sale, vedendo che lui, nello specchio, restava serio e composto, senza lingua di fuori né bocca aperta. Quindi, dopo avermi guardato con compatimento a lungo, disse: Guglielmo, mi hai stufato. Domandai: E perché? E lui: Perché invece di batterti e di lottare, ti lasci andare, ti sei rassegnato al fatto di tua moglie. Sei diventato un ubriacone, hai persino perduto l'amore al mestiere. Ma chi l'ha detto? Lo dico io. Tutti ce lo sanno nel quartiere che bevi, e le scarpe vanno a farsele risuolare altrove. Sai che sei tu ormai uno straccio umano. Ci rimasi male e mi grattai la testa. Poi domandai: Ma insomma, che dovrei fare secondo te? Lottare, ribellarti, batterti. Ma perché? Per riavere tua moglie in casa, visto che senza di lei non vivi più. Cerca di riaverla. Non sei il marito.
non hai diritto di averla con te? Ebbene, muoviti, agisci, datti da fare. Ma che devo fare? Che devi fare? Lo sai benissimo quello che devi fare. No, parola d'onore, non lo so. E lui, guardandomi fisso, devi fare che con le buone o con le cattive, lei ha da tornare a casa. Disse queste parole con un tono particolare che, lo confesso, mi spaventò. Risposi: con le buone ci ho provato, non è servito a niente. Con le cattive non voglio neppure tentare, non voglio fare niente di cattivo io. Mi pareva di aver detto una cosa giusta da convincerlo, ma lui scosse la testa e disse minaccioso: e va bene, ne riparleremo. Nello stesso tempo svanì dallo specchio e io rimasi solo. La mattina dopo, però, al risveglio, mi resi subito conto che non c'era tempo da perdere. Intanto lui non c'era in nessuna delle tre stanze, capace che mentre io avrei indugiato in casa a riscaldarmi il caffè, sarebbe corso a bottega. Aveva la chiave, purtroppo gliel'avevo data io. Avrebbe acchiappato il tricetto e poi via, taglia che è rosso. Mi venne la pelle d'oca, parola, al solo pensiero di quello che avrebbe potuto succedere. Così, senza bere il caffè, senza lavarmi, senza farmi la barba, spettinato e zozzo, mi precipitai fuori di casa, infilandomi il cappotto per le scale. Era di mattina presto, con la guazza, con le strade piene di nebbia e poca gente che correva al lavoro. La nuvoletta del fiato sospesa davanti alla bocca. Avevo la bottega al vicolo del fiume. Mi feci quasi di corsa via Ripetta, come svoltai scorsi di lontano lui che se ne usciva dalla bottega, quatto quatto, e poi se la dava gambe verso il Tevere. Ci siamo, pensai. È uomo di parola, non c'è che dire. Aveva detto che l'avrebbe fatto e lo fa. Ora però bisogna impedirglielo. Corsi anch'io alla bottega, acchiappai a mia volta un trincetto per il caso che lui voltasse contro di me la sua furia. Quindi entrai in un bar lì accanto dove c'era la cabina telefonica. Niente caffè, la macchina ancora non funziona, mi gridò il barista che mi conosceva. Alzai le spalle. Sì, altro che caffè. Dico la verità, dal gran turbamento le mani mi ballavano mentre sfogliavo l'elenco alla ricerca del numero del commissariato. Finalmente lo trovo, formo il numero. Una voce mi domanda cosa voglio, spiego il caso. Ci dovete andare subito, è armato di trincetto, ne va di una vita umana. Il corridoio era al buio. Riconobbi l'odore del sonno di lei, caldo e giovane, e mi sentii quasi mancare. In punta di piedi andai direttamente in fondo al corridoio, dove sapevo che c'era la sua camera. Spinsi la porta che lei, tornando a letto, aveva lasciato socchiusa, entrai. Anche la camera era al buio, ma non tanto che non intravedessi il letto a due piazze bianche e piene sotto i capelli neri sciolti sul cuscino,
le spalle nude di lei che era tornata a dormire e stava coricata sopra un fianco. Dico la verità, vedendo quelle spalle provai una nostalgia così forte del tempo che la vedevo a casa mia quando uscivo di soppiatto la mattina per andare al lavoro che dimenticai di botto lui e il suo trincetto. Mi gettai a ginocchio, acchiappai la mano di lei sulla coperta e dissi: «Amore mio, tesoro mio, torna con me, senza di te non posso più vivere. Sono sicuro che mia moglie, date le circostanze, questa volta si sarebbe lasciata convincere, se quel vigliacco non si fosse a un tratto rizzato dall'altra parte del letto, il braccio armato sospeso in aria e scuotendola per la spalla non le avesse ingiunto con voce terribile: ora torni con me, se no lo vedi questo». Non sto a descrivere quello che avvenne dopo, io che lottavo contro di lui cercando di disarmarlo, mia moglie che urlando e rovesciando ogni cosa scappava seminuda per la stanza, tanti uomini, gli agenti del commissariato, che d'improvviso irrompevano e mi saltavano addosso. Io badavo a gridare: «Arrestatelo, è pericoloso, soprattutto state attenti al trincetto». Ma gli agenti, forse perché il trincetto ce l'avevo anch'io, senza fare tante distinzioni, presero anche me e mi trasportarono di peso fuori dall'appartamento e poi giù per le scale che mi dibattevo e ripetevo con questa voce: «Aveva, con questa voce avevo, dovete arrestare lui, non me,